Polesine ci troviamo ad affrontare una crisi idrica senza precedenti. Quali sono le conseguenze? Le abitudini quotidiane devono cambiare? Beh, la crisi non è solo in Polesine, è una crisi globale di tutto il mondo e credo che ci siano delle necessità impellenti che dovrebbero essere prese a livello globale. E qui da noi il problema, pur essendo in una terra ricca di acqua, il problema è comunque forte perché il Po è alla risalita del cuneo salino e bisognerebbe cominciare a pensare di dei sistemi in grado di tutelare le coltivazioni e quindi permettere agli agricoltori di prendere più acqua dolce possibile, cercando di bloccare la risalita del cuneo. Le abitudini dovrebbero cambiare anche nei consumi normali, quindi nello stare attenti a farsi la doccia piuttosto che il bagno, nel chiudere l'acqua quando non serve, però penso che queste cose sarebbero comunque dei palliativi, cioè la soluzione deve essere una soluzione globale che faccia capire al mondo che stiamo distruggendolo passo passo. Beh, sicuramente un minimo di abitudini cambieranno perché insomma la crisi c'è e quindi bisogna un attimino ristabilire tutte le abitudini che abbiamo. Sicuramente questa situazione qua è una situazione molto grave, infatti si vede che l'agricoltura è proprio sotto zero perché a un certo punto i raccolti sono minimissimi. Perché? Perché in Italia non è mai stato concepito come hanno fatto altri paesi europei, non dico l'Israele che è il top, ma gli altri paesi europei hanno creato dei bacini in cui a un certo punto attingere in momenti di siccità, in cui a un certo punto non piove, non viene giù acqua che si potrebbe, diciamo, potrebbe irrorare i vari campi che adesso sono proprio, vedi che sono proprio secchi, perciò a un certo punto spero che la politica più avanti veda questa situazione qua di creare dei bacini di riserva per alleviare a questi periodi così di siccità. Non si sa se si ripeterà fra 10 anni, può darsi che si ripeta anche il prossimo anno questa cosa qua, cioè nessuno può prevedere sta roba, però a un certo punto noi facciamoci carico di creare sta roba, hai capito, per salvare almeno la nostra agricoltura, tutte le nostre opere, insomma, perché l'acqua è fondamentale. Guarda, paradossalmente noi siamo la provincia in mezzo ai due più grandi fiumi d'Italia, cioè dire che stiamo restando senza acqua si fa un po' effetto. E comunque la realtà è questa, purtroppo la crisi idrica ci fa sentire, basta guardare le campagne che abbiamo qui attorno, sono disperatamente rinsecchite. E c'è un altro aspetto che leggiamo quotidianamente sui giornali, la dispersione di acqua nella rete idrica, questo è un fatto inconfutabile e lì dovrebbero prendersi cura gli amministratori di Polesine Acque e cercare di porre un rimedio. Per quanto riguarda se non comincia a piovere qui, potrebbe anche essere che ci sia un razionamento dell'acqua, ecco, e soprattutto per chi usa l'acqua in maniera impropria, no? Quindi che la disperde magari per tenere verde l'erba del giardino, che insomma l'erba anche se rinsecchisce poi quando ricomincia a piovere torna verde e quindi è uno spreco veramente inutile. E, sì, è una situazione preoccupante decisamente.